Modalità arachnofobia. Sostituisci i ragni nemici con varianti meno terrificanti. Questo non ha alcun effetto sull'esperienza di gioco o sulla difficoltà. Grazie. Hi people of YouTube, benvenuti in questo primo, anzi, episodio 0 di Hogwarts Legacy. Benvenuti in questa prima puntata. Questo gioco, me l'hanno regalato al mio compleanno e avevo già un interesse nel volerlo provare. E il fatto che me l'abbiano regalato mi ha invogliato ancora di più a provarlo. Ho aspettato di finire le varie serie che avevo sul canale prima di poterlo portare. E sono veramente curioso, da amante comunque della serie di Harry Potter. Anche apprezzo la saga di Animali Fantastici e sono curioso, nonostante tutto, di vedere come andrà avanti. Non vedevo l'ora di mettere le mani su questo gioco. Ora, non so quanto durerà le nostre ricompense con il Harry Potter Fan Club, ma voglio fare i test, voglio vedere che casata siamo e ottenere tutto il resto. Al tempo, quando c'era il sito ufficiale di Harry Potter, prima che diventasse Wizardly World, io ero uscito Grifondoro. La mia ragazza, Tasso Rosso. Le scelte rimarranno invariate? O come dice Silente, le scelte sono importanti? Colleghiamo l'account. Oh, aspetta! C'è già il mio account! Sono ancora Grifondoro! No! Volevo rifare il test io! E lo sapevo! Mi ha ancora salvato le mie credenziali, sono ancora un Grifondoro! Posso cambiarla per caso? No! Non posso rifarlo! Vabbè, quindi dobbiamo fare la bacchetta e il Patronus, oltre che era il nostro portrait, ma quello ci vuole un attimo. Ma perché mi ha fatto Neil Patrick Harris? Sarò puramente onesto. La creazione del personaggio lascia un filo a desiderare. Beh dai, non c'è male. Ma che belli che siamo. Poi è il momento di avere la nostra bacchetta. Prima di tutto, descriviti. Abbastanza alto. I tuoi occhi sono verdi e sono nato in un giorno dispari. Sono più orgoglioso del mio ottimismo. Viaggi da solo per una strada deserta, raggiungi un incrocio dove continui, ma ti direi verso il mare. Cosa temi di più? Fra questi, forse, l'altezza. Non soffro di vertigini, ma fra questo è quello che mi farebbe peggio. In una cesta di artefatti magici che cosa sceglieresti? Sono indeciso fra la daga e i guanti neri. Dai, i guanti neri, mi piacciono. Magari sono magici. Ok, ecco la nostra bacchetta. Oh, interessante. La convinzione infondata che solo il puro sangue possano produrre magia dalle bacchette di Olmo è stata senza dubbio avviata da qualche proprietario di bacchette di Olmo che cercava di dimostrare le proprie credenziali di sangue. Poiché ho conosciuto abbinamenti perfetti di bacchette da chi è nato babbano. Quindi sono un nato babbano? Non ho capito. La verità è che le bacchette di Olmo preferiscono proprietari dotati di presenza, destrezza magica e di una certa dignità innata. Di tutti i legni di bacchetta, l'Olmo, secondo la mia esperienza, produce il minor numero di incidenti. Minchia. Gli errori meno sciocchi e gli incantesimi più eleganti. Si tratta di bacchette sofisticate, capaci di una magia altrettanto avanzata nelle mani giuste, il che, ancora una volta, le rende altamente desiderabili da coloro che sposano la filosofia del puro sangue. Ho una bacchetta fantastica, insomma. Con il cuor di drago, il che... non male. Di norma, le corde di cuore di drago producono le bacchette con il massimo potere e capaci di eseguire gli incantesimi più stravaganti. Madonna. Le bacchette di drago tendono ad apprendere più rapidamente rispetto agli altri tipi. Sti cazzi. Anche se possono cambiare alleanza se vengono sconfitti dal loro padrone originale, si legano sempre fortemente all'attuale proprietario. Insomma, occhio a non perderla. La bacchetta del drago tende ad essere più facile da rivolgere alle arti oscure, anche se non inclina nella direzione di propria iniziativa. Cioè, insomma, è ottima per usarla nelle arti oscure. Ma non è lei a portarti lì, sei tu che ci vai. È anche il nucleo più incline agli incidenti, essendo piuttosto capriccioso. Cioè, insomma, ho il legno più resistente agli incidenti, ma ho il core più facile ad arrivarci.
Insomma, cozzano benissimo. 14 pollici ed è una bacchetta abbastanza flessibile. Beh dai, non male, non male insomma. Avrei voluto farlo però il... cavolo, il test per vedere che casata eravamo. E insomma, ci manca solo il Patronus. Speriamo sia buono. Dunque, test per il Patronus. Ok, scopri il tuo Patronus. Puoi scoprire il tuo Patronus una volta sola. Le domande sono a tempo, vai di istinto. Ok, l'importante è che sta registrando. Non voglio perdermi questa cosa. Wow. So che magari arrivo per ultimo a scoprire queste cose, però... ma che figata. Tan 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 tan. 3, 2, 1. Vai. Rilassati. Vai con un pensiero felice. Ok. Serve Protecco Sick. Cavolo. Cerca. No, non ho fatto in tempo. Ti chiedo scusa. Glitter, shine o glow? Glow. Make o improve? Improve. Assolutamente. Lead, escape o save? Fuggire. Dipende dal pericolo. Se si può, si salva. Se no, meglio non rischiare. Quella! Cosa abbiamo qua? Sei così vicino al tuo Patronus. Di già? Ok. Why? Perché? Chiedi sempre il perché, non il chi. Ci sei vicino, continua. Ok, 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 dai, 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 dai. Black, grey o white? Grey, non esiste mai un colore fisso, esiste sempre una via di mezzo. Dai, 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 quante ne mancano? I go deep, profondo. L'altezza abbiamo detto che è un problema. È uno molto raro, addirittura. Serenità o gloria? Gloria, a tutta la vita. Questa è la stessa domanda che ti fa... ti fanno in Cyberpunk. Vuoi una vita tranquilla o vuoi una vita gloriosa? Gloriosa, assolutamente, tutta la vita. Click, drag e release. Expecto Patronum. Oh. Che figo! È un Patronus molto raro addirittura. Madonna mia. Corda di drago, grifon d'oro e Patronus di drago. La nostra avventura sarà magnifica, lo so già. Mamma mia. Siamo una bestia. Porca troia. Spero che il Patronus serva a qualcosa. Anche se credo che avessero detto che non ci sono dissennatori così importanti nel gioco. Però cavolo, sarebbe veramente figo vederlo castato il drago. È dunque arrivato il momento di iniziare la nostra avventura nel mondo magico.